La sfida è sempre la stessa sfida, cercare di rispondere nel modo più efficace possibile ai bisogni dei consumatori. La novità in questa sfida che continua è che i consumatori, le persone, si sono trovate di fronte oramai da diversi anni a un cambiamento importante dettato dalla digitalizzazione. E quindi non tanto gli acquisti online, che sono una conseguenza, ma l'uso della tecnologia come elemento di facilitazione per avere le informazioni e quindi a volte anche per comprare piuttosto che no. Quindi la sfida è cercare di trovare una sintesi giusta tra negozi che sono frutto della storia e della risposta alle comunità locali in cui sono inserite con un nuovo cittadino, un nuovo consumatore che richiede altro, richiede facilitazioni, semplificazioni, atti d'acquisto che avvengono nei luoghi più disparati attraverso gli strumenti tecnologici. E questo è un percorso necessario, avviato, che non potrà essere velocissimo perché ha bisogno di ricercare una sua sostenibilità. In questo nuovo modello che stiamo cercando di sviluppare sarà comunque protagonista il nostro prodotto a marchio. Marchio Coop è la rappresentazione concreta dei valori d'insegna e sarà anche il protagonista di questa nuova fase. Sono state molto stimolanti le esperienze avanzate che siete riusciti a presentare, soprattutto nella sessione sulle start-up. Non tanto per il significato della singola esperienza, che è un unicum particolare, ma perché hanno permesso di rappresentare un caleidoscopio di possibilità e di potenzialità che proprio attraverso la digitalizzazione possono arrivare al singolo individuo che ha l'idea, la creatività e cerca di risolvere dei problemi. Un messaggio apprezzato molto è stato quello che è necessario risolvere dei problemi. Ecco, risolvendo problemi si crea anche un nuovo business.